Allora, io e Ambrettina stiamo provando a fare una pizza tra un milione di virgolette, quindi amiche napoletane, vi prego, non offendetevi, è semplicemente per convenzione che la chiameremo pizza, ma sappiamo benissimo che non è una pizza e noi amiamo la pizza vera, punto. Fatte tutte queste doverose e ovvie premesse, è una pizza sempre tra un milione di virgolette, raw, essiccata, che poi non è tanto raw perché noi non adopereremo l'essiccatore oggi, altrimenti finiamo nel 2065 e quindi non può essere. E Ombrettina, mostraci quindi gli ingredienti base, quali sono? Noi stiamo andando veramente a occhio, cosa stai adoperando? Semi di lino, che sono la base classica per questo tipo di preparazione. Ne mettiamo 300 grammi perché non sappiamo a cosa andiamo incontro e fra l'altro non ne abbiamo altri. Eh sì, questo è un punto, anche perché non abbiamo trovato altri semi di lino, quindi se senti scoppiettare... sono i semi di zucca che abbiamo messo in un pentolino rovente, perché non so se lo sai, lo stavo giusto dicendo qualche secondo fa nelle Instagram stories, ma se tu fai scrocchiolare, non lo so, è molto onomatopeico, se fai scrocchiolare tutti i semi di zucca su una padellina rovente sono buonissimi, li metti il sale ed è uno snack salutare che io amo particolarmente, che stranamente ama anche il torinese, che prima era molto diffidente nei confronti di questo snack e invece adesso ne va matto anche lui. E così, mentre facciamo questa pizza che non sappiamo che pizza è, che non è una pizza, sgranocchiamo questi semi di zucca. Nel frattempo io vedo Ombrettina che è tutta quanta intenta a sistemare semi di lino, semi, non so cosa stiamo pasticciando, ma ti facciamo vedere. Allora, noi in questo momento stiamo frullando i semi di lino, la ricetta prevede proprio che finiscano almeno il 20% fuori, vero? Sì, esatto. Se cioè fa parte delle ricette. Sto provando di impegnarmi, ma purtroppo ne ho gettati troppo pochi adesso. Sì, adesso buttali un po', perché così, ok. E vabbè, io e Maretta diciamo una serie di cretinate infinite, ma ci divertiamo così. Adesso sì, lei fa finta, brava amore, fai tutto. Finta di raccogliere, allora sì, li butto anche per terra, perché altrimenti non penso che il risultato possa essere... No, un po' a terra vanno, assolutamente. E stiamo cercando di frullare, ok, nessuno ha visto niente, perfetto, li accantoni tutti da una parte, non è mai successo, esatto. Stiamo cercando di frullare, perché Ombrettina? Intanto dovremmo mettere il coperchio per evitare delle tragedie ulteriori. Sì, col coperchio forse è meglio. Ed è più facile cuocerli e mischiarli al resto degli ingredienti, rimangono più compatti e non si sbricioleranno in cottura. Sì, perché in pratica questa pizza ha una base di semi, appunto, di lino, ma poi occorre una parte umida come per i cracker che ti ho fatto vedere anche di Attila Hildman, come tutte queste basi un po' raw, essiccate e via dicendo. Però effettivamente se il seme di lino lo riduci in farina, sicuramente si impappetta, che è un termine tecnico, molto meglio, esatto. Molto meglio. Ok, procediamo. Allora, io e Ombretta avevamo provato a fare questa operazione con il Bimby e non era risultato, ma con il tritatutto invece i semi di lino vengono, non ti dico perfettamente in farina come lo trovi al biologico, perché lo trovi appunto ridotto in farina, ma sicuramente viene meglio. La terza opzione era il mulino, che io ho e che non sto adoperando tantissimo, te lo confesso, perché molte ragazze mi hanno chiesto di parlarne, ma ne parlerò se dovessi appunto mai usarlo un pochino di più. L'ho messo da parte perché purtroppo non ho avuto tempo per giocare al magico mulino. E niente, col tritatutto, qualora ti interessasse, i semi di lino si tritano, non eccessivamente a farina, ripeto, ma abbastanza bene, sicuramente per questo tipo di preparazione che stiamo andando a fare. Allora, io e Ombrettina, che abbiamo tra l'altro lo stesso smalto e ne andiamo parecchio orgogliose, devo dire. Decisamente. Sì. Abbiamo deciso che come parte umida metteremo la carota. Questo perché lo faceva un'amica di Ombretta. Sì, aveva un locale, il primo locale in Italia di cucina anche ad asporto, in particolare crudista. E metteva sempre una parte di verdura per alleggerire, perché altrimenti solo di semi di lino verrebbe abbastanza importante come sapore, e sia per alleggerire la digestione che il gusto. Quindi noi ringraziamo Azzurra che veglia su di noi dell'albero delle carote, che purtroppo è un locale che non c'è più, ma noi tifiamo spudoratamente che un giorno possa riaprire e trasferirci definitivamente lì. E mettiamo appunto in onore di Azzurra, che l'ha insegnato a Ombrettina, la carota. E la carota la frulliamo nel Bimby.
Sì, o in qualsiasi strumento che uno abbia, sì, a disposizione. Sì, a me mi anche con la grattugia, se ma uno ha, sì, un po' di tempo con da le mani, come gli antichi. Però noi appunto noi amiamo gli antichi, ma lo facciamo col Bimby, perché altrimenti che ce lo siamo comprati a fa. Molto bene, però cioè noi stiamo mangiando questi semi di zucca, ragazze. E anche ragazzi, che sorprendentemente mi seguite, non so come fate, io vi amo. Grazie per questo masochismo. Provatelo. Provatelo perché è veramente buono. Io generalmente non insisto così tanto, però questa è davvero una chicca. Io l'ho fatta per sbaglio, tra l'altro non l'avevo letto da nessuna parte, soltanto che stavo tostando le mandorle, perché è una mia passione infinita da quando ero piccola. E una volta, non avendo le mandorle, ho buttato i semi di zucca e altri semi. Mentre gli altri semi mi hanno deluso un po', i semi di zucca invece mi hanno rapito il cuore. E tanto sale, in modo che la pressione vi salga almeno a 650. Non è importanza, non abbiate paura. Altrimenti non vale la pena di fare questo sforzo. No, assolutamente, cioè la pressione deve salire. Poi comunque bevete tanta acqua e si abbassa. Allora, la nostra chef crudista ha deciso di mettere 250 di anacardi che andremo a frullare, ma non li metteremo tutti perché per 300 di vino, mi diceva Ombrettina, che forse sono un po' troppi, andiamo ad occhio in pratica, no? Sì, è la scelta migliore, soprattutto quando uno non sa che cosa sta facendo. Mi sembra un bel, sì, l'importante è una sintesi perfetta che pertinente. Riassume. Sì, noi non sappiamo quello che stiamo facendo, ma in realtà sappiamo che il risultato sarà. E sappiamo fingere bene, sì, sarà sicuramente ottimo. Eccellente, eccellente. E nel caso mentiremo. Esatto. Nel caso contrario, andiamo avanti. Nel frattempo che Ombrettina si occupa del condimento, che sarà una sorta di crema di anacardi, io comincio a lavare le carote. Abbiamo deciso di non togliere la buccia perché non ha importanza, naturalmente toglieremo gli estremi, come visto poi in Instagram che hanno già qualcuno, e lo triteremo per metterlo invece nell'impasto con i semi di vino. Allora, gli anacardi si sono perfettamente tritati, Ombrettina sta aggiungendo anche un po' di lievito alimentare, che sicuramente mi chiederai dove trovarlo perché accade spesso, ma lo trovi facilmente nei biologici ed è in pratica un lievito inattivo che si usa in queste preparazioni, ma lo puoi aggiungere anche a condimenti, zuppe, ne ho parlato anche sul blog, e comunque in questa situazione specifica dà sapore, quindi anacardi, lievito alimentare, come vedi ci sta dando sotto di sale perché noi vogliamo la pressione a 300 e poi con 3C naturalmente, e poi metteremo della paprika affumicata che Ombrettina ha portato direttamente da Roma ed è buonissima, e quindi aggiungiamo quello, ma tu puoi aggiungere curcuma, comunque un inizio, o anche delle erbe aromatiche, timo, erba cipollina, quello che si preferisce, qualsiasi cosa. Perfetto. Poi andrà aggiunta dell'acqua perché questo composto deve avere una consistenza cremosa, quindi si va sempre a occhio anche. In pratica va a sostituire, lo so che adesso i puristi della pizza ci odieranno ed è giusto così, va a sostituire per certi versi il formaggio, okay, almeno anche tu. Esteticamente, quindi ecco, prendetevela con lei, quindi esatto. Vi lascio il link sotto nel box informazioni. A noi piace dire la verità, quindi non ve ne abbiate a male. Esatto, quindi ha detto formaggio lei, perciò se volete insultarla vi lascio tutti quanti i link di riferimento. Comunque se insultate anche me è lo stesso, perché siamo la stessa cosa, quindi insultate me o lei a piacere, non ci creiamo nessuno. Non ci sono limiti. No, assolutamente, andate tranquilli, è sempre più forte. Nel frattempo è arrivata la farina di semi di vino, ci avrebbe risparmiato, aspetta che non riesco a mettere a fuoco, che ce l'ho fatta, però te la volevo fare vedere qualora appunto ti interessasse, si trova così, ma ce ne sono anche di diversa marca, perfetto. Ci avrebbe evitato un po' di passaggi, ma comunque non è un problema, noi ormai continuiamo con i nostri semi di lino tritati con orgoglio. Allora, Ombrettina ha messo tutto in un recipiente, ormai è diventata una sorta di videoricetta così improvvisata con riprese di fortuna, e Ombretta mi stava spiegando che ovviamente non possiamo
stabilire la consistenza o dare una grammatura precisa, perché in fondo si tratta di fare un impasto che ti sembri particolarmente umido ma al tempo stesso compatto, giusto? Esattamente, è un pochino lavorabile. Poi più la farina è fine, più anche certo. Le carote sono fini, più è facile regolarsi, però va bene anche un po' così, anche un effetto rustico. L'importante è un po' come accade nelle polpette, ecco, non è che ci sia tutta questa dietrologia dietro, per le polpette l'impasto lo vedi a occhio, è lo stesso, e questo perché deve diventare in pratica di una consistenza tale da poter essere spatolata allegramente su una teglia. E poi c'è da dire che comunque compatterà sicuramente, dipende anche dal tempo di cottura. Lo puoi fare sia nell'essiccatore, ma come ti dicevamo, noi per una questione di tempo, anche perché vorremmo pranzare non domani ma oggi, poi abbiamo anche altre cose da fare, quindi lo faremo per comodità nel forno. Adesso ti dico, super giù lo metteremo a 100-120, non esageratamente. Ho preparato le basi, come appunto mi diceva che faceva Azzurra, perché appunto preparando le basi tanto sono essiccate tranquillamente, sì, le si conservi. Conservano comunque molto bene. Certo, l'importante è che siano in un ambiente non eccessivamente umido, altrimenti è la fine. E basta, adesso la consistenza sembra abbastanza carina, forse mettiamo un altro po' di acqua, com'è? Può andare bene, perché comunque i semi di lino assorbono molto l'acqua e fanno una consistenza leggermente gelatinosa anche quando sono frullati, quindi fanno da collante. Sì, anche perché loro, poi in quella invece con la base del cavolfiore che ho fatto diversi anni fa sempre sul canale, anche sul blog ne ho parlato, il seme di lino con l'acqua appunto rilascia questa sostanza gelatinosa che di solito nella cucina vegan viene usato come l'albume o comunque sì, come un collante. Sì. Bene, procediamo. Io e Ombretta abbiamo interrotto un attimino le registrazioni durante la preparazione perché abbiamo fatto altre cose. Comunque abbiamo anche girato qualche Instagram story, se ti fa piacere seguici, ti lascio tutti quanti i link nel box informazione e volevo farti vedere il risultato. Allora, non l'abbiamo ancora mangiato, ma dall'odore e sinceramente dall'aspetto, perché mi baso anche moltissimo su quello, devo dirti che ho l'acquolina in bocca, non so se ce l'hai anche tu, suppongo di no, naturalmente se la interpreti come pizza non ce la dovresti avere l'acquolina in bocca, quindi è tutto sotto controllo, hai ragione tu, però se la interpreti come pizza raw e bla bla bla, questa qui che vedi è con la crema di anacardi, i germogli di barbabietola, la rucola, il tofu affumicato e i pomodori secchi, mentre questa qui che ha composto Ombrettina è sempre con la crema di anacardi, ha messo una salsa di pachino, poi ci sono i germogli di broccoli, di cumino, ah no, questi sono quelli di cumino, somigliano tantissimo a quelli di broccoli, e poi naturalmente c'è la rucola. Ti facciamo sapere com'è dall'aspetto, ripeto, mi piacciono tantissimo, tanto che li ho fotografati preventivamente per il blog, poi se dovesse piacermi allora te ne parlerò, altrimenti niente, mi rimarranno soltanto le foto. Un buon pranzo.